Chi voteresti come prossimo sindaco di Napoli? Come prossimo sindaco? Di certo non De Magistris, di certo non lui, più Bassolino. Ah, quale sindaco voteresti per Napoli? Quello che ci sto. Va bene così. Va bene così. Sindaco? Sì. Nessuno. Non andrebbe a votare? No, non vado a votare, sono circa 20 anni, 25 anni. Al momento non ci sono alternative, comunque De Magistris penso che qualcosa di buono l'ha fatto. È sempre criticabile, tutti sono criticabili, comunque va bene per il momento. Poi è una città difficile da governare Napoli, questa è la verità. Sicuramente non De Magistris. Ha un nome in mente? No. A Bassolino un'altra volta. Sono per Caldoro, che ha dato segno di un buon amministratore e potrebbe essere un buon sindaco, perché è stato un buon amministratore regionale. Ma io riconfermerei un'altra volta De Magistris, la verità proprio. Attualmente non c'è nessuno, penso. Quello attuale le piace? No, assolutamente no. Io consiglierei di continuare con De Magistris, perché altrimenti perdiamo tutto quello che ha fatto. No, a me piace la figura di De Magistris, per me si è buttato troppo fango su lui come persona. Avrà avuto delle cattive esperienze nella magistratura, per cui è stato così, però questo non significa che non possa riuscire bene per la città di Napoli. Io prenderei un'altra volta a Bassolino, come sindaco è stato bravo Bassolino a Napoli. Perché ci sta qualche personaggio da poter votare, me lo dica lei. Ma sicuramente De Magistris, anche perché lo vedo in qualche modo sicuramente più meridionalista e più sudista di molti altri. Un sindaco per Napoli, un sindaco sicuramente di età non superiore ai 40 anni, mi piacerebbe. Difficile da trovare, ma bisogna cercare. Fra questa borghesia imbelle di napoletani ci sta qualcuno bravo.